Parla per la prima volta il primate della Chiesa del Nicaragua, il cardinale Leopoldo Brenes, dopo le aggressioni subite lunedì scorso da paramilitari del governo Ortega mentre andava a esprimere la vicinanza della comunità ecclesiale nicaraguense in una parrocchia dove c'erano state 4 vittime nel corso degli scontri che attraversano il paese. Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto paura, ha paura, anche per la sua chiesa come pastore? Beh, umanamente sempre si fa questa, la paura, ma l'accompagnamento dei nostri preti, l'accompagnamento della nostra feligresia, per mezzo delle orazioni, c'è una fortaleza costante per noi. Adesso che linea vi siete dati come conferenza episcopale? La conferenza episcopale, la riunione del dia scorso, hanno deciso di continuare con il lavoro del dialogo, perché il Papa, in le 3 intervenzioni che ha fatto dopo l'Angelo, nos ha animato a proseguire con questa lavoro, perché noi siamo consciente di che il dialogo è la unica forma per llevar adelante la pacificazione del paese. Lei ha incontrato personalmente Francesco meno di 15 giorni fa. Com'è stato quell'incontro? Un incontro molto gentile di un padre con un figlio, un amico, che nos ha incoraggiato a continuare con il lavoro del dialogo. Anche mantenere la unità della conferenza episcopale e stare vicino alla nostra popolazione nel suo soffrimento, ha offerto della sua parte la preghiera perché noi possiamo continuare nella nostra missione, no?